Buonasera. Allora, noi qui abbiamo un ospite fra i più attesi di questo incontro. E questo perché, senza offesa per le altre persone che hanno partecipato, perché abbiamo qui di fronte l'amministratore di una pagina Facebook che ha fatto, vabbè, esiste già da 10 anni. Ma ha Sì. fatto almeno più di 150.000 like, che insomma non è ancora Chiara Ferragni, però Ma insomma per qualcuno ci che vedremo, insomma. dovrebbe occuparsi di mondo antico mi sembra che siano veramente delle Anche cifre troppi, sì. inarrivabili, inarrivabili. Ma presentati, vediamo chi abbiamo di fronte a noi. A parte il nome, non so cos'altro. Sono Antonio Brescia. Vabbè, diciamo, hai anche un lavoro onesto. Sì, che non so se è il caso di rivelare. Vabbè, sono un funzionario archeologo della Sovrintendenza Capitolina. Quindi, vabbè, quindi ti occupi della tutela e anche della immagine, della Sì, comunicazione. più che altro sì, della comunicazione, quindi faccio presto a poco la stessa cosa che faccio sulla pagina, cioè Sì, in no, ma piccola parte. questo capita spesso, ho sentito di altre persone che lavorano in soprintendenza e allora quando sono troppo giovani dicono vabbè, questo è sicuramente un nerd, gli facciamo fare i social. E non sempre funziona così. Conosco almeno un caso, ma non farò il nome che non... È la gavetta, la gavetta. Sì, ecco, non... Sì, la cavella... Però ecco... No, è solo una piccola parte, poi insomma ci sono 2000 cose che facciamo. Ecco, la prima cosa, comunque noi non parleremo della soprintendenza capitolina, parleremo forse dei musei capitolini, ma ora ci arriviamo, ma bensì di questa pagina di cui tu sei admin, cioè amministratore. Nella locandina, visto che siamo così, che è apparsa anche in fascia protetta, abbiamo messo una versione abbreviata. Ma come si chiama esattamente La questa pagina? versione abbreviata l'ho proposta io, al contrario di quanto si può credere, perché ogni volta diciamo un tantino imbarazzante dirla per intero. E quindi vabbè, niente, apostrofare Caterina in Senato facendogli sapere che ha rotto il cazzo, se immagino che si possa dire senza tanti Sì, problemi, insomma, sì. ci fa pensare in realtà a quella famosa opera d'arte che si trova al Senato di Roma, cioè dove si vede Cicerone che pronuncia una delle catilinarie e Catilina sta da una parte con la testa fra le mani che sta rimuginando chissà quanti insulti, no, a proposito di Cicerone. Sì, nella più completa solitudine, sì. È nata così, questi 10 anni fa. Quindi festeggiamo i decennalia di questa pagina e in qualche modo anche in una giornata particolare oggi che è la vigilia di Natale. Sì, allora in realtà questo diciamo, è un aneddoto che ogni volta racconto, ormai sembro la nonna di Bianco, Rosso e Verdone che racconta l'aneddoto del soldato tedesco. 10 anni fa c'era un po' questa tendenza a creare pagine in virtù semplicemente di un titolo spiritoso, così insomma. E quindi diciamo non c'era alcun intento programmatico. E quindi diciamo sono arrivato diciamo, a pubblicare una settantina di pagine, ciascuna insomma con un titolo. Con un titolo simile, dopo un po', insomma, ho capito che non era il caso di continuare a intasare i server di Facebook con decine di pagine nuove. Diciamo, ne ho scelta una che facesse da contenitore per eventuali contenuti, ma diciamo, inizialmente non pubblicavo regolarmente, cioè, solo a partire dal 2012 ho iniziato. Adesso, diciamo, più o meno quotidianamente, insomma, pubblicare contenuti. Ma il grande successo di questa pagina, perché noi stiamo parlando di più di 150.000 like, esistono dei gruppi dedicati al mondo antico che non possono nemmeno sognarsi delle cifre del genere. Sì, sono gruppi, poi ci sono anche pagine, insomma, c'è anche una distinzione a questo proposito.
Però tutto sommato, non sto parlando dei gruppi un po' più scientifici, quelli che divulgano le informazioni che ad uso degli antichisti, che parlano dei libri nuovi, dei call for papers, delle morti illustri. No, parlo di gruppi un po' più scanzonati che sono dedicati alla gloria, non so, del greco antico, dell'esercito romano. Ecco, però tutto questo resta una cosa di nicchia. Catilina no. Catilina è trasversale, ci sono ragazzi, ci sono liceali, universitari, docenti universitari, docenti di scuola, e sono tutti pazzi per Catilina. Spiegaci perché. Buona parte penso sia dovuto al titolo, cioè io credo che buona parte delle persone inizialmente avrà messo like semplicemente in virtù del titolo, almeno questo diciamo nei primi anni. Io mi ricordo la primissima volta che l'avevo pubblicata, ero arrivato a 10.000 like senza aver pubblicato niente in realtà sulla pagina, quindi insomma quelli erano semplicemente per il titolo. Poi c'è questi... stato secondo me un effetto un po' valanga, diciamo, nel corso degli anni. Le reminiscenze di scuola, no? Perché insomma abbiamo fatto tutti, insomma, o il classico, lo scientifico, e quindi c'era il famoso quousque tandem che si trova più o meno da tutte le parti, quindi il pubblico è molto variegato, cioè a parte appunto studenti, anche docenti o studenti liceali, secondo me ci sono tante persone che magari hanno fatto il classico in gioventù, parliamo magari di persone, non so, cinquantenni, sessantenni, eccetera, insomma, che hanno magari anche un pochino di nostalgia per quei tempi e hanno trovato, insomma, questo modo un po' scanzonato di... Ma non sono soltanto, quasi, è appena arrivato un messaggio di Carmen Cuvito, immagino che sia la scrittrice, che ringrazia Plescia per tutte le risate intelligenti e o deliranti che mi avete strappato negli anni. Cioè, capisci, questa è una grande responsabilità. Però a questo proposito, ecco, non siamo a fare la storia del diciamo della pagina, quella poi sarà forse già stata assegnata come laurea in qualche corso di scienza delle comunicazioni. Un caso di studio, forse, sì. Sì, però a questo, no, per questo proposito, il titolo che abbiamo scelto, questo Virgilio uccise con gioia Enea e Didone, che naturalmente è un risultato di una delle, diciamo, fa parte di questo stupidario delle versioni. Qui è abbastanza facile, insomma, per chi ha fatto latino è molto semplice, c'è un equivoco di fondo fra Cecinit cantò e Cecinit uccise. Ma perché abbiamo scelto questo titolo? Perché in questa è la topic che sta impazzando in questo preciso momento nella pagina. Parliamone. Sì, io più o meno con cadenza annuale organizzo questi tornei, che diciamo sono iniziati come tornei elettorali parallelamente magari alle politiche, alle elezioni politiche nazionali. È iniziato sembra nel 2013, quello è stato il primo caso, e gli anni successivi si è creato questa sorta di franchising dove, insomma, prendevo il grande torneo day e aggiungevo e sceglievo un argomento, quindi diciamo ogni anno varia l'argomento, dove il filo conduttore comunque è sempre una dose di assurdità. Ad esempio l'anno scorso c'era il torneo dei mosaici brutti, diciamo mosaici assurdamente brutti, e gli anni precedenti c'erano stati tornei dei nomi assurdi, che ne so, Mezio Fufezio, cose così, insomma. Sì, ma me li ricordo bene, ce li ricordiamo tutti a questo proposito, perché, cioè, tengo a precisare, di questi più di 150.000 like, e non ci sono solo dei bimbi minchia, ci siamo anche noi prof minchia e tante altre persone. E a questo, ma vogliamo parlare proprio di questo stupidario delle versioni, che poi non è uno stupidario.
In realtà è qualcosa di molto più sottile, qui siamo in pieno surrealismo. Sì, allora, per me diciamo è a tratti inquietante, perché comunque diciamo escono fuori delle cose che psicologicamente è difficile anche solo concepire. E l'idea di per sé era nata qualche mese fa, dove diciamo una persona aveva chiesto aiuto chiedendo informazioni su, non mi ricordo da dove potesse venire. Una traduzione assurda che aveva lei, da lì diciamo una serie di persone hanno iniziato a contribuire con i propri aneddoti e quant'altro, e quindi diciamo alla fine ho raccolto sufficiente materiale per organizzare questo torneo, che tra l'altro è alle fasi conclusive. È così, infatti il Virgilio Assassino ce l'abbiamo in semifinale, mi sembra di ricordare. Si sta competendo oggi, a dire il vero, quindi... Ah. E questo ero restio sul titolo dell'incontro di oggi, perché era, diciamo, forse contrario al silenzio elettorale, ma ormai penso che non ci siano problemi. Sì, ma vabbè, ma comunque siamo, se non parliamo di brogli, anche perché, insomma, a questo proposito, noi ci ritroviamo in piena Repubblica Romana, e a questo punto io parlerei di uno dei nostri, diciamo, bersagli preferiti, e bersaglio anche mio, insomma, nelle mie pubblicazioni, ma soprattutto bersaglio del gruppo, e stiamo parlando del Panzone, che sarebbe Marco Tullio Cicerone, insomma, e oltretutto il famoso busto che costituisce materia per vari meme apparsi nella pagina si trova proprio in questi capitolini. Non sei capitolini, sì. Da quando ti hanno preso, forse l'hanno messo da parte, temendo. Non so se se ne sono accorti, ma penso di no, insomma. Vabbè. Ah, ecco, e parliamo di Cicerone, parliamo del tuo rapporto con Cicerone. Ma il mio rapporto è di amore e odio, o meglio, diciamo, fatte salve le indubbie qualità che gli riconoscono tutti, insomma, tradizionalmente. E la componente di amore che ho è legata alla componente di odio, nel senso che ha, secondo me, come persona aveva determinati difetti, anche abbastanza, diciamo, odiosi o comunque fastidiosi. Ma li aveva in una misura tale, appunto, anche qui, diciamo, da raggiungere livelli surreali. Allora, diciamo, alla fine, diciamo, ti sta simpatico anche un po', insomma, una persona che arrivi quasi a compatire, insomma, diciamo, sicuramente aveva qualche curva, insomma. Sì, aveva anche dei difetti, diciamo. E aveva anche dei difetti, ecco. Sì, però a questo proposito poi sì, ha fatto poi una fine abbastanza tragica. Non sono fra quelli che, insomma, si impietosiscono molto tenendo conto di quello che aveva fatto prima. Però è molto interessante perché all'inizio eravamo partiti con Cicerone, soprattutto a proposito di questa sua sintassi molto, molto complicata che lo portava a scrivere delle frasi interminabili, e in qualche modo, se non ci fosse stato Cicerone, non avremmo avuto tante belle versioni surreali, o sbaglio? Ma a dire il vero, paradossalmente nel torneo passi dei Ciceroni non ce ne sono, mi sembra uno solo o qualcosa del genere. Questa è una cosa strana che ho notato. Insomma, forse hanno rimosso i traumi dovuti alle versioni di Cicerone, quindi insomma, nessuno si ricorda più niente, penso. Può essere una spiegazione. Come Matrix, forse. Sì, penso, sì. Ecco, sì. Però a questa. Ma infatti, la nostra amica Carmen, che oltretutto, insomma, è una del ramo, ci dice che effettivamente è il più affascinante viaggio nell'immaginario del traduttese mai fatto. Traduttese poi oltretutto è qualcosa, cioè, che è un termine ormai diventato scientifico. C'è Federico Condello che insegna a filologia classica a Bologna,
ha lavorato molto sul traduttese, che però non è il traduttese degli scolari scriteriati, ma degli studiosi che spesso, quando fanno delle traduzioni, finiscono per scrivere in una antilingua. Allora, a noi l'antilingua non piace, in compenso questa lingua surreale delle versioni che ha portato poi anche a questo torneo è qualcosa di molto più affascinante. E parliamone in particolare. Ma il punto che io trovo di nuovo affascinante, forse anche inquietante, appunto, cioè il fatto che tutte queste persone, insomma, tutti questi studenti, insomma, che si approcciano alla lingua, alla traduzione, cioè sembrano non rendersi minimamente conto dell'assurdità della propria versione. Diciamo, questo è il punto più, ma forse, inspiegabile. Forse perché hanno già dei modelli assurdi nelle traduzioni che i cultori delle lingue classiche spesso hanno creato. Non potrebbe essere una soluzione? Non lo so, cioè, per me no, è una dimensione psicologica che andrebbe indagata proprio a livello scientifico, secondo me, perché comunque un quindicenne non so quanti modelli abbia in testa per essere influenzato nel proprio processo traduttivo. A me c'è la tempestorale. Sì, quello sicuramente, diciamo, tante traduzioni hanno questa deriva, diciamo, anche pornografica, insomma, quello sicuramente è la fase adolescenziale, sicuramente. Questo naturalmente ci riconduce al surrealismo, per quanto anche un'altra esperta del ramo, Mariangela, ci parla anche così, fa delle associazioni con il dadaismo, e anche questo potrebbe esserci. Se a questo punto ci aggiungiamo il futurismo, abbiamo fatto tombola, e non a caso Marinetti aveva fatto una traduzione della Germania di Tacito, che però è un po' deludente, perché poi alla fine non è così cattiva come si poteva immaginare. Però, a questo proposito, guardiamo un po' la realtà. Io penso che questo approccio, vogliamo chiamarlo surreale, dada o quello che vogliamo, è forse una calamita particolarmente importante. Cioè, in un'epoca in cui da una parte abbiamo il Laudator temporis acti che si straccia le vesti perché dice: ah, nessuno si interessa più ai classici, come faremo, dove andremo a finire, e intanto vediamo che un approccio di questo genere, che ripeto, non è l'approccio così goliardico, è qualcosa di molto più sottile. Però vogliamo fare qualche esempio di queste traduzioni assurde? Perché certo, Virgilio uccise con gioia Enea Didone, l'abbiamo messo perché questa è un'epoca in cui stanno scrivendo tutti su Enea, pare che se non scrivi un libro su Enea non sei nessuno. Ma ci sono tantissimi altri esempi, facciamone qualcuno. Sì, beh, ce n'è quella che secondo me è la grande candidata alla vittoria finale, è un passo di Epitteto, che era, diciamo, una massima filosofica dove, insomma, tirava in causa una metafora, insomma, equiparava, insomma, la speranza, la vita alle navi e alle ancore. Qualcosa del tipo: come non bisogna ancorare una nave a una sola ancora, così non bisogna, insomma, ancorare la propria vita a una sola speranza, che insomma è diventata nella traduzione: come le navi sono attaccate all'ancora, così nella vita ci si deve attaccare. Che Quindi, bellissimo. sì, diciamo, la speranza non si sa che fine abbia fatto. Ne esce fuori, diciamo, una massima filosofica che, insomma, secondo Dante ha anche più senso dell'originale, o comunque si attaglia particolarmente bene a questo periodo che stiamo vivendo, almeno un annetto a questa parte.
Qui siamo pieni di commenti e non sarà facile poterli riprendere tutti, perché ci sono commenti anche molto, molto seri. Un tentativo di spiegazione di traduzioni assurde da parte di Barbara Rusponi, che ci spiega che gli alunni sono talmente concentrati sulla grammatica che gli sfugge completamente il senso generale di ciò che traducono. Probabilmente questo senso generale non si limita soltanto alle versioni, è proprio un senso della vita che finisce un po' per sfuggire, ma come direbbe qualcuno è colpa della scuola. La scuola, sì, ma probabilmente però... anche il panico, insomma, specialmente se è un compito in classe, magari sono gli ultimi minuti, bisogna buttare giù qualche riga, tanto per, secondo me, anche quello, insomma. Vedo che è stata evocata la lepre interiore, che cos'è? La lepre interiore deriva da un equivoco su tra l'epos, che in latino è, diciamo, la dolcezza, quindi riferita alla dolcezza d'animo. E la frase originale era qualcosa del tipo: in un vero amico c'è una non so quale dolcezza interiore, e quindi niente, in virtù di questo abbaglio è diventata la lepre interiore all'interno del buon amico. Che in effetti, insomma, ci può per... questo è un approccio filologico assolutamente innovativo. Ecco, a questo proprio vedo che però il tempo sta volando, e così c'è qualcuno, Francesca, che dice: a me piace moltissimo la frase delle pecore spumeggianti, che sta a metà un po' fra The Mask e Battiato, no? Sì, ma quello è un esempio di nonsense più totale, cioè dove, diciamo, nessuna parola ha un nesso logico con le altre, ci sono anche questi casi dove la traduzione non ha senso neanche in italiano, ecco. Sì, ma infatti, ma sono forse gli androidi, no? Che sognano le pecore elettriche, anche sì. Ma io qui il problema è che potremmo continuare all'infinito, e il tempo sta scorrendo. Ecco sì, Maria Letizia ci spiega che la lepre interiore doveva vincere. Dunque, voglio un saggio di traduzione al limite della fascia protetta. Non so. Un esempio ricorrente, non so, vabbè, il travisamento del termine glande, che diciamo in antico indicava generalmente, insomma, i proiettili missili. Certo. Insomma, in ambito bellico, è un po' difficile pensare ad altro, però c'è anche chi c'è riuscito e non ha trovato nulla di strano. Oltretutto, in realtà, questo secondo me è qualcosa di una persona colta che l'ha fatto, perché sulle ghiande missili scrivevano le parolacce, e quindi sì, se le lanciavano, e quindi ci sono delle cose a Perugia, ammesso che siano poi autentiche, perché è molto facile falsificare il piombo, ma ci metteva, da una parte c'era Ottaviano, dall'altra parte Fulvia e Lucio Antonio, e se ne dicevano di tutti i colori, quindi anche questo si tiene. Ecco, io credo che potremmo fermarci qui, ma a me un po' dispiace, però con la solita domanda di prammatica, chiedendo appunto all'archeologo Plescia, ma anche all'archeo influencer Plescia, io lo chiamerei così. Questo era il titolo originale che ho chiesto di... Secondo me è bello archeo influencer, comunque, insomma, si potrà utilizzare. Vabbè, me lo tengo, insomma. Ma che cosa è un antichista per Plescia, oppure che cosa dovrebbe essere un antichista in questo nuovo millennio, in cui ci accingiamo a festeggiare il Natale di Roma? Vediamo che cosa potrebbe essere. Ma per me, cioè, il tratto essenziale è che quello che ripeto spesso è che, diciamo, conservi nell'approccio al classico un certo senso dell'umorismo,
Io credo forse la piaga più grande, diciamo, di questo settore sono, diciamo, quelle persone che prendono un po' troppo sul serio il mondo classico, tendono a idealizzarlo, a mitizzarlo. Beh, insomma, i più pomposi sono anche quelli meno, diciamo, meno bravi, che quindi devono attaccarsi a un'ancora. Sì, probabile, sì. Quello che dico è che semplicemente, diciamo, gli stessi antichi comunque sapevano tranquillamente ridere di se stessi, quindi. Ecco, e su questa nota noi ci fermiamo. Una conversazione che spero sia stata apprezzata dal pubblico, sicuramente è stata apprezzata da me e da Nunzia La Lontra, che qui poi vedete che è stata particolarmente attenta. Va bene. Salutiamo tutti quanti, un saluto anche in onore della buonanima di Luci Cicerone, Cerone, sì. che è stato ovviamente in questo caso L'ispiratore della pagina, non infine. possiamo dire che non è stato maltrattato, insomma, No, non possiamo fare questo assolutamente. disclaimer. Quindi, No. grazie a tutti e ci vediamo Grazie. fra 2 settimane. Grazie.